Per il ciclo Il Teatro del Sorriso, dedicato all'Italia delle Lingue, oggi rendiamo omaggio a Firenze, non poteva essere altrimenti, e lo facciamo con un autore, Augusto Novelli, che è morto nel 1927 e che nel 1911 ha scritto questo capolavoro, Gallina Vecchia, che presentiamo. È curioso perché è il tragitto e la traiettoria di questo autore, perché aveva incominciato scrivendo in lingua italiana, anzi cercando di orecchiare quella che era la moda francese di un tempo, e poi improvvisamente e casualmente ha incominciato a scrivere in vernacolo con un successo enorme. Dico casualmente perché gli capitò per reati di stampa di finire in prigione, allora capitava, e finì in prigione e lì incominciò a scrivere in vernacolo, tirando fuori tutta la sua verità, la sua ironia, il suo piacere di divertire, e scrivendo per due grandi attori dell'epoca, i Nicoli, e tra l'altro scrisse due gioielli della sua produzione, che sono Acqua Cheta e Gallina Vecchia. Questa Gallina Vecchia oggi viene presentata con la interpretazione, mi fa molto piacere questo che si possa fare attraverso la televisione, di una grande attrice del teatro italiano, Sara Ferrati. Per chi la ricorda e la conosce o chi ha avuto il modo di vederla, Sara Ferrati era un'attrice evidentemente portata per il genere classico, per la tragedia, per le grandi, per il grande teatro classico. Bene, qui lei fa un'interpretazione a mio avviso superba, che fa vedere quello che era il suo grande gusto dell'ironia, si diverte a riscoprirsi fiorentina, ne viene fuori un tratto divertentissimo e piacevole di una grande attrice che mi fa una certa malinconia, una certa nostalgia, ma anche tanto piacere ricordare attraverso questa sua interpretazione sorridente e credo molto divertente per tutti noi. Merce meravigliosa è questa! Mai fa posa in questa maniera, gente! Ed è tutta roba presa a chiodo! Fiore di gaggia, quando ci passate per la via, quando ci passate per la via, negli occhi ci avete e così so vista che gli è piaciuto il risotto. Buono, buonissimo. E c'era un po' troppo zafferano, ma gli è piaciuto anche alla sua Annunziata. Dico bene? Non c'era male. Gli era fatta la milanese. Se non gli si dà un po' di giallo, non sa di nulla. Sì. A me mi piace più le pasta asciutte. Che dico bene, Nunziatina? Oh, Nunziatina, ma tu mi dici nulla stasera? Madonna, con codesta pipa mi avete asfissiata mezza. La farò un'automobile. E per questo fumerò il sigaro, tu me lo dovevi prima. E lo a portare il caffè? Sì, portalo. Portalo perché dopo lui deve andare in posta alla corrispondenza. Non c'è mica furia per annunziare. Dovete fare anche una raccomandata, no? C'è tempo.
No, lo sai, chiudono alle 9 e ora gli appena... E se c'è gente vi tocca per la coda, poi. Ma scusi, anche ieri l'altro andava via di un'ora più tardi, fece a tempo benissimo. E io non voglio e la vostra sorella la letichi perché fu tornata a casa troppo tardi. Oh, non so via più, bambino. Porti il caffè, t'ho detto. Quando l'ordina la padrona, il ministro un po' opporsi. Io non lo so mica che sta stasera. Cioè, non è da stasera... E un pezzetto mi pare tu sei cambiata. Cambiata. Ma sarà che mi sbagli. Ma che cambiata, che cambiata. E poi... E poi... E ti volevo dire un'altra cosa, ma mi dici un pochino. Che si deve ancora aspettare? Ah, oh, ma... E che si... E te l'ho belle detto tante volte. Prima voglio sistemare i miei affari e poi se ne ragiona. Fai sì. Ma a me mi pare meglio di così, gli affari un potrebbero andare. La bottega la va come un olio. Sull'eredità di tuo marito, nessuno gli ha azzardato di mettere bocco o di pretendere uno spino. Ci credo, e vorrei vedere. se si doveva comprare la villa e poderi per lui, stavo fresca. E sono io e me li son sudati a forza di stare a logorare alla mia gioventù dietro il banco. Ma c'ero anch'io. Oh, e ci ho spasimato 22 anni a misurare le feste di panno e della Guinea. E perché a bilanci l'entrata l'aumentasse, e lo sai Dio e che gli ho sgrassignato agli avventori rigirando in metro. Dunque, se te tu ammucchiato, tu lo devi un pochino anche al ministro di bottega. Che ti dice, Dio? Un dico di molto, ma... Più di tuo marito, gli stava sempre a tossire nello scrittoio e l'ho fatto di certo. Chi te lo nega? E allora? E che s'aspetta a legalizzare un fatto che ormai non posso prendere più nessuno? Lui, gli è più di 2 anni e mezzo che gli è morto. Te tu sei libera, facciamola finita e buonanotte. Non dico di fare la coda dell'andò e i fuochi d'artificio si farebbe ridere, sì. Ma finiamola, perché dopo tant'anni e mi farebbe l'ora. Zitto. Che anche lei le cieca. Eccolo a bollore. Come gli piace a lei, sto vista. Brava Carolina. Di molto zucchero, vero? Sì, perché a me il dolce mi è sempre piaciuto. A me dammi l'amaro. Amaro? Amaro, sì, amaro. Come la vuole. Eccoli serviti. Sarà che mi sbagli, ma mi pare ci sia di morto nuvolo. Non lo vedi se non ragiona a dire che dico? Non ti piace più nemmeno il dolce. E se puta caso stasera e mi piace così? Ma prima tu ci mettevi anche 4 pallotti. E ora invece non ce ne metto punte. Oh, vai. Mo. Ma che ho da dire? Ah, oh, via! Speriamo bene. Se Dio vuole e ci si muove, Non si fa vero che vada via, Una ragione. Tu devi impostare la corrispondenza, t'ho detto. Già, c'ho la corrispondenza io. Speriamo tu l'abbia anche te. E che l'è? Un rebus? Nulla, nulla. E va a impostare le lettere. Oh, bravo. Arrivederci a domattina. Arrivederci. Mi sei Sorangelo. Leva la roba, leva le tasse, sì. Buonasera, sono Annunziato. Buonasera, Angiolino. Passate, passate. Ma se va via, ti ho vista. Sì, va via. Ma la torna, Non lo so. Come, ma allora questa partita? E voi farete a briscola in 2. Stasera è sovvista e scialle hehe. Venite, mettetevi a sedere e si fa da noi. Ma come, ora viene anche la mia figliola e si fa 2 chiacchiere. Vedrò. Ho da impostare. A impostare ti fai una pola, aspettale qui vicina. Ci ho una raccomandata. Dico bene, sora Nunzia? Dunque, se non ci si rivede, buonanotte a tutti. Abbia pazienza, sono iniziata. Dov'è? Dov'è? Savona! Che
Savona, via, calmati, mamma mia, che succede? Ma poi che succede? Ma che c'è bisogno di mettersi a piangere a questo modo ora? Ben via, via! Vergognati, guarda, bellina tu sei, guarda! Proprio bellina a finire in questa maniera. Venti, venti, mettiti a sedere, venti. Via, smetti, non lo vedi? Tu diventi anche tutta brutta. Mettiti a sedere, raccontami tutto come è andata, via. Sentiamo, su. Io lo so, io lo so, io so soltanto che sono una gran disgraziata. Disgraziata? Ecco. Ma tu non ti vergogni, ma se ti vuole tanto bene. Ma che bene, che bene. Se mi volesse bene non mi farebbe soffrire a questo modo. Ma perché? Tu credi che non te ne voglia? Gli è 2 anni e mezzo, sa che mi porta a spasso. 2 anni e mezzo, la capisci? Va bene, si deve sistemare. Ma almeno si pensasse, almeno. E almeno cercasse di trovare una strada. Ora figlio, lei. Che c'ho a dire? Che credi non ti capisca? Ma... Io guarda, forse per me, piuttosto che rovinarmi la salute in questa maniera, addio Nini, lo sai, fare un pianto e un lamento e la fare finita. Finita? Ma io l'ammazzo, io l'ammazzo! Vieni esagerata con l'ammazzo! Il che tu credi di non trovarne altri? Tu sei giovane, tu sei bellina, tu ne volesti, bambina! No, io gli voglio bene, io gli voglio troppo bene! Ma io, se lui invece... Bocca mia, taci e non dir più oltre perché è meglio stare zitti. Che gli ha detto qualche cosa? No, mi ha detto nulla, ma insomma... Ma allora come la fa a parlare a questo modo? Figliola, tanto si vede. E si vede, via. E si vede anche troppo bene. Ma il che si vede? Se a lei gli ha detto qualche cosa, la dica, la discorra. Senti, fammi piacere, lasciami far del su perché mi pare stasera si è caso il buco di variate. Lasciami far del su e cerca di scordartene. Scordarmene? Ma lei ne è matta? Lei ha perso il cervello, lei! Non mi tu bene, bambino! No! Gli voglio discorrere! Senti! Di far del su e glielo do da me! Che voglia? No, andaglia! No, perché c'è per una faccia! Io ce n'ho tanta! Ma tanta da sputargli sui deboli! Siete andata a casa? Vista, no. Vai da qua, la guardi se la cerca il Ugo, perché gli è nascosto qui lui, è un po' forti fuori! Nascosto? Sì, nascosto! A sua annunziata, che lavoro gli è qui? Ma che voi pensate, vecchio citrullo? E son qua, non me ne nascosto, no! Gli è che io sono una persona a modo, e questa scena in casa degli altri non mi piace di palle. Ecco perché non mi facevo vedere. Va bene, ecco di parte tu! Mamma, che ti sembra questo? Il modo di forgere, ignorante. Si vedrà con più comodo. Non è vero. Cugina. Venga, la cugina. Via la selonfili e calmatevi tutte e due, via. Grazie, però non piace, grazie. Io balle tutti stanno in capo, vedete? Fuori non si vede, la ragione. Ma mi dici che c'è sta? Nulla. E se state sarebbe meglio mi buttassi in Arno, ecco. In Arno? Ma la dicevo di per dire, le sono cose che passano proprio come l'acqua nanno. No, cara, sono annunziata, le un passano. Non lasciamo allora che si spieghino. No, spiegare, ma che spiegare? Un momento. Non vedete che non è il momento. Bene, ma è meglio che si lasciano dopo aver fatto la pace. La pace la faranno, stai tranquillo, la faranno, ma per ora è meglio che ci dorma sopra tutte e due. Via, andai a dormire. Anzi, te tu va via prima e lui va via dopo, se no vi riappicciate per le scale. No, non vi incomodate, va via io. Mi dispiace, ma fin tanto la ragazza non è rientrata in casa sua, lei non si muove. Vista, riaccompagnatela voi. No, è va da me, va da me. Riaccompagnatela, v'ho detto. E va. Addio, sai! Allora. Prega, io non scopro nulla, vero? Ma che la sente quella serpente, che la sente? Scopro, lo vede, sono tutti discorsi. Io non ti dico altro, vero? Vai, Savona. Oh, piedi piombo, un sedetto si riaccompagna la Gina. Ah, già. E allora? Oh, Gina, aspettami. Oh, mamma mia. Oh, santa Caterina. Eh.
verde, eh? Il ramettino e Valli, la Santa Pasqua. Ah, che peccato. Che peccato. No. E che lascio fare? Lascio a pazienza. Per forza. E dissi, frate, eh? Tanto si vede. Ma che la vede? Si vede che tra voi l'affinità che non è possibile, non è più possibile. Un cieco e lo vede. Sora padrona, se domattina mo da levare presto. Tu vai a letto, si capisce, vai. Che è ancora qui lei? Allora, levi il paletto. Ma non importa, tanto l'accompagno io, lo levo io, vai a letto, vai, Nick, vai. Buonanotte. Si gira la rosa, non se la mia voluta, tu perdi tempo in vano, non ti farò mai sposa. Si gira la rosa. Allora ero via anch'io, sora Annunziata. Buonanotte, mi perdoni, eh? E di che? Vada. Vada. Buonanotte. Io però prima che andasse via e gli vorrei dare un consiglio. Quale? Venga qui, via. Smetti a sedere. Oh, mamma mia. Mamma mia, è caldo. Che caldo è fatto, sì. Si respira. Si respira di un bollore. Mamma mia, che roba. E se di fuori sai il vento e gira la rosa, non se la che vuole uscire. Tu per di tempo in vano non ti farò mai cosa. E gira la rosa. Tu righe sole e basta. E ci penso io a fargliela decapitare. Oh, via, Giulia, venga, via, la si mette a sedere. La tenga, la si sventa. Ma, e quando gli ho scritto? Quando la gli ho scritto, l'esce dall'inferno. Sì, lo so, lo capisco, però... No, non so neanche scrivere. No, non dico questo. Allora. Gli è che mi domando dopo? Dopo. Che gli piacerebbe venire nella mia bottega. Dice sui serio. Oh, via, giù, dammi faccia vedere come la scrive perché e voglio vedere la calligrafia. Via, la scriva, via. Sarà annunziata quella alla memoria. Per carità di Dio, allora, se la paura è la limoia, guardi come si fa, non si fa più nulla. No, aspetti, la terra. Oh, via allora, dai, via. La cominci. Accidenta, tetita. Chi è? Che mi sono messi il paletto? Ah, sì, vista. E va a letto. Arrivederci a domani. Oh, Ugo.
Buonanotte. Buonanotte. Allora, che si scrive? Ma che gli scrivo? E che gli scrivo? Venga via, giù, avanti. E gliel'ho detto io, via. Vai, ragina. Coraggio, via, la faccia finta di levarsi un dente, non se ne parla più. Vieni, su, bello, su. Coraggio, via. Pregiatissima signorina. Avevo messo Caragina. No. Ora cara e si cancella. Non è più il caso. E si mette pregiatissima. E anche più ristorato, no? Pregiatissima, secco secco. O la cominci, via. Tengo, ma io poi se avessi marito e mi piacerebbe che campasse. Secondo casi. Gina! Oh Gina! E che è la tua mamma che la chiama? E che la vuole? E che la vuole? Non lo sa che sono qui. Oh Gina! Oh, che c'è? Che ce la chiama? La lasci tu c'è cosa? Tanto non avrebbe da portar via nulla, vero? A me la rifini tu sardine! Sì, sardine! Perché la ricotta, la posso vedere? Tutti i giorni che fa rimane e poi mangiare la ricotta. Almeno le sardine ci fa un pranzo. O se non ci si può più accostare a nulla. È per questo che le ragazze non trovano più marito. Già, e quelle poi le lo trovano e lo perdano. Ma lei... La un po' mica di così, eh? Ah, sì, eh? La crede, eh? O la senta? La senta? La senta la lettera che ho ricevuto oggi. Che lettera? La legga. Pregiatissima signorina. Poche parole e brevi. Che ha sentito? Oh, eh? Non c'è nemmeno un po' di preambolo, eh? Là, via, la sberta. Poche parole e brevi. Dopo il nostro colloquio... Di ieri sera... Si chiama colloquio, lo stanno ascolti in questo salotto. Ho compreso benissimo che fra noi tutto è finito. Oh, se non mi dici nulla, nulla. Le restituisco la parola e gli auguro di trovare
un giovane capace di renderla veramente felice. Appena mi sarò occupato, la rimanderò. Le rimanderò. Già, lo spillo che la mi regalò. Sfido, l'ha impegnato? Che ha capito? Oh, non si confonda, ci saranno cose da accomodare. Che qui c'è qualche mistero. Qui per me e c'ha qualcun'altra peccato. Guarda, ma che volella che gli abbia. Lo conosco, lo so che tipo gli è quello. Allora se la lo conosce, che la si confonde. Gli voglio bene, non capisce che gli voglio bene. La senta, vedi. Io poi se mi vedessi sfregiata a quel modo, non avrei aspettato mi scrivesse. A quest'ora l'avevo bella e mandata a quel paese. Sento girare la chiave nell'uscio. Questa è la sua annunziata che torna dai negozi. Oh, meno male. Speriamo che non mi dica di no. Fiore di gallina, quando ci passate per la via, quando ci passate per la via. Ho il lume sulla ancora accesa. O che sei, è buio come gatti. E son qui che l'accendo. No. Stasera niente per due, Che, niente apparecchiato per due. Stasera via. Uno si leva, stasera e sceno da me. Ma ti vedevo e come al solito ci fossi sobbista. Sobbista da stasera mangia a casa sua, non sono rimasta sola? Ecco, e sola tu. Come la vuole. Buonasera, sono annunziata. Oh, chi è? Oh, Nini. Oh, che sei te? Ma non ci avevo neanche visto, che tu vuoi? E gli ho riportato la roba stirata e... Ah, brava. Ti hai portato anche il conticino? No, le ha tempo. Allora, che vuoi mangiare un boccone con me? No, grazie. Piuttosto, se la mi permette... E che? E vorrei chiedergli un favore. Volentieri, se posso. Che tu vuoi? Il babbo mi ha detto che lui gliel'ha già accennato. E che? E che mi ha accennato? So che lei l'ha di bisogno di uno scrivano. La guardi, se la impiega in mio Ugo. E tu, Ugo? O come tu, Ugo? O non t'ha lasciato? Almeno avevo sentito dire che... Sì, mi ha scritto. Ma non è la prima volta succede. Ah, no? Ah, perché e t'ha lasciato anche delle altre volte, E poi si è sempre rimesso, ecco. Ecco. Sì. Ecco. Mo? E che la si gratta? E che mi gratto? Mi posso grattare? Allora? E dunque, anche questa volta basterebbe si impiegasse, basterebbe trovasse un posto fisso e poi si accomoderebbe ogni cosa. Lui mi vuol troppo bene per lasciarmi. Mi vorrà anche bene, ma se t'ha scritto... No, lei non ci pensi. O la guardi se me lo occupa. Io gliene sarò grata per tutta la vita. Dindirindina, come tutti in fiamme. Beh, senti, se tu a dire la verità, e ci avevo già pensato anch'io. Davvero? Sì, tanto è vero che stasera dovrebbe venire qui per intendersi. Ma che dice sui serio? Però adagio, Adagio, bambina, prima di rallegrarsi, perché... Oh, perché la mi dice a questo modo? Perché? Perché se poi un ti si riattacca, la colpa non è mia. Dice? D'averti fatto fare dei cartelli in aria, per nulla. No, lei non ci pensi, la guardi se me l'occupa, io gliene sarò grata per tutta la vita. Bene, Nini, va bene, sta buona, ci penso io, E allora, auguri. Altrettanto, sono annunziata, altrettanto. Addio, Nini.
Dio, Dio, come sono contenta, come sono contenta. E se me l'occupo sono bella e salva. Oh, come fa a saperlo subito? Come fa a saperlo? Come fa? Ecco, guarda come fa. Sora Carolina? Sora Carolina? Io va via, cerco di riportare quest'altra roba. Arrivederla, sora Gina. Arrivederci. Ora ci si mette le foglioline d'edera. Due e tre. Ah, e così tu sei ben pronto per la magia, eh? Gaggia, 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 obbedisci alla magia. Se lui è restio, lui ti deve amare. Se invece t'ama, ti deve adorare. E se t'adora come Cupido vuole, non più gaggie, ma del pensier viole. Sette gatti, tre civette, 100 corvi e 5 bisce succhieranno sangue e ciccia se il tuo cor non ubbidisce. Gaggia, gaggia, ubbidisci alla magia. No.
Beh, o stasera io non ci sono. Ma la m'ha detto che apparecchiassi per lei sola. Ah, meglio. E se andrà a mangiare in trattoria? Io non c'entro, sa. Sarà che mi sbagli, ma a me mi pare che qui c'è qualcuno che cerca di portarmi via la polpetta dal piatto. Cioè, oh, non c'è più nemmeno il piatto. Questo gli è bello. Sor Annunziata, la minestra è in tavola. Vengo. Parola d'onore, se là non andava meglio quando gli era vivo lui. Era meglio se tu campavi dell'altro. Oh, voi, e che buffate qui con quegli occhi ciondoloni? Avevo sognato o si era detto che le chiavi le riportava il ragazzo? Siccome la mera così nuova, ho creduto gli avessi inteso male. Ecco, e invece gli aveva inteso bene. Ma che impazzata, fiocchi, fiori, e ce n'è per tutti i gusti. Scusate se vi interrompo, ma una volta è costumava dirmi se almeno volevo gradire. Voi vi mettete a sedere e voi mangiate. Grazie, non ne voglio più. E sono stato benino di nulla, lo stesso bene in mio tempo. Perché? Se ci avete rimesso qualcosa? E voi avete il coraggio di domandarmelo? Io poi un la farei tanto lunga, vero? Se voi siete venuto nel mio negozio, gli assegno che vi faceva comodo. Se poi ora non vi fa più piacere, ve l'ho benedetto stamattina, che avete a fare? Bella ricompensa. L'avete fatto di me come questo mezzo limone. Voi m'avete stressato ben bene, ora che non c'è rimasto è la buccia. Voi mi buttate sotto il tavolino. Bene, dai, così si mangi il pesce senza l'agro. L'agro, voi l'avete dentro voi. Ma 20 anni fa non era così. 20 anni fa, voi m'abbindolasti come un mammalucco. Che ve ne ricordate di primo bacio? No, me ne ricordo. Ma foste voi a dammelo nel magazzino di sopra mentre c'era sulla scala e si rimetteva a posto le feste d'inverno. E invece, come me ne ricordo più? E manco poco venisse giù il palchetto da come vi attaccate il mio collo. Insomma, che vi volete, dai! No, vi andrò a urlare tutto a diretta! Carolina! Accidenta il giorno! Carolina! Carolina, porta via ogni cosa, non voglio più nulla. Oh, soppista, ho inizio a spruzzolare, che lo vale l'ombrello. Ecco, brava, dammi l'ombrello. Non ne importa, cammino sotto tetti io. No, ma lascialo fare, lui va sotto tetti perché si può pigliare un malanno. E morissi domani. Ecco l'ombrello. Come? Col palazzo.
palombo non l'ha mangiato. Eppure gli era morbido come il burro. E che c'entri morbido? Io mangio anche il duro, inteso? E denti ce li ho tutti buoni. Oh, ma io non mi ha detto per questo, sa? Ma guarda lì! Non è vero, a Giue vi mancano. Vi mancano? In dove? Ah! Aiuncelo tutti! Così è! Voi non avete anche dei finti! E allora vi dirò, essa andò a farseli rimettere insieme e si fece tutto il ma volete andare all'inferno, ragazzo ignorante! Andrete voi all'inferno, perché questi sono peccatacci e si scontano! Lo so vista la Babidullo perdere, perché gli ho dato quello di seta cruda! Me lo conosco! Lo conosco. Basterebbe se parlasse questo ombrello. Quante sere mi va accompagnata a casa qui sotto. Bene, lo so, ma che c'entra ora? Sì, che c'entra. Un bene ricordate come vi stringevo. Il vostro marito che reggeva l'anima codenti poi Romo pigliava l'omnibus e noi si veniva a piedi e voi mi dicevi, Vistino, pazienza. 20 anni sono rimasto lì con il metro in mano a aspettare. Io ero donna e debole. Debole? Debole voi? Lo so io! Se non avevo giudizio a quest'ora glielo partito prima di lui. Insomma, sarebbe anche l'ora di farla finita, no? Perché non voglio la mia donna, la Vicenza, l'interno. Oh, via. Ed ora in avanti, chiusa la bottega, le chiavi e le riporta uno dei ragazzi. Anzi, facciamo meglio. Lasciate qui anche quella che avete in tasca, perché quest'andare e venire in una casa che non è la vostra, a me, francamente, non mi piace. Bene. Bene, e vi renderò la chiave. Beh, se l'avessi qui ve la darei subito, ma ce l'ho nell'altra giacchetta. Ecco, non importa, si aspetta domattina. Però, che domattina non si manchi a questo impegno. Siamo d'accordo? Che sia fatto tutto entro domattina. Ricordiamocene. Buonanotte. Buonanotte, buon riposo. O chi può essere? Ma? Chi lo sa? O chi può essere? O chi sarà? Ma? Affari urgenti. Tra poco gli è le 9. Intanto perché voi non andate via? E così la vi fa il lume, no? Perché la gente... Ora, un momento. Non c'è mica furia. Ho paura di impillaccherarmi. Oh, e c'è il sorugo che cerca di lei. Mamma, guarda che combinazione. Oh, giusto. La lo sa anche la Gina. Lo piglio come scrivano. Oh, via, giù. Via, allora, già che c'è, fallo passare. Tira via, vai, tira via. Subito. Come? O che vi mettete a sedere? Gli è meglio che aspetti, che spiova. O non c'è l'ombrello? Non vuol dire. E c'ho... c'ho un buco sotto le scarpe. Ah, ora c'è il buco, eh? Ma se 2 minuti fa voi voleva andare sotto tetti? E ora invece non voglio pigliare umido dai buco. La passi. È permesso? Avanti. Buonasera, sora Annunziata. Buonasera a lei, ne si accomodi. Carolina, su, dagli la seggiola. Prego. La s'accomodi, prego. Grazie. Poi che viene a fare? La lo conosce, vero? Quello gli è il mio ministro. Ah, sì, lo conosco.
Anch'io? Lei le sempre il caffè della Rosa, dico bene? Sì, ci va qualche volta. La vorrà dire spesso, via? Sì, per passare un'ora. Ah, già, già. Oh, via, sapete che si fa? E se entra subito in argomento, così... Se gli dovessi dire che tu uno scrivano, io non ho bisogno... Ecco, francamente, direi una bugia perché... Visto se volete andare, fate complimenti. Oh, non sentire anch'io. Se vo via non sento nulla. Dunque, dicevo, uno scrivano, io non ho bisogno, vero? Perché dopo la morte di mio povero Alfonso, mi ci vuole qualcuno, vero, da tenere nello scrittoio. Finora esupplivo io. Ma siccome pare che ora non sia più capace, ma... ci si rinnova. Ma che c'entra? Che c'entra questo? Voi tante cose insieme non le potete fare perché o bustate a scrivere o bustate a servire. Qui la ragione è la sua annunziata. Due cose insieme e non si possono fare. No! Lei non mi capisce, lei non vuole sapere. Ecco, come ho da dirgli. Anche quando gli era vivo lui... Quello che gli dava una mano ero io. Io! Che dico bene? Ecco, allora senta, sai che si fa? E si conclude subito, eh? Facciamo così, lei arriva da noi al primo di mese entrante e si vedrà quello che la si merita, però senza impegno, eh? Se la mi fa bene e se la non mi fa... Pazienza. Ma io spero di contentarla in tutto... E per tutto. Speriamo, la auguro. Oh, via, su, ora ci si beve sopra. No, non si incomodi, no, no, non mi dispiace, guardi, ma stasera la lassaggia, vorrei vedere. Ieri sera non volle gradire, ma stasera si beve come? La sentirà. Questo gli è speciale, sa? E basta l'odore, guardi, di questo. Guarda un po'. Qui non c'è che avvertì la Gina. Ah, gli è squisito. Gli è aleatico dei miei poderi. A sentire il sapore gli è. Gli è un Giuseppe. Oh, ho visto, scusate, non ci avevo pensato. Grazie, non ne voglio più. E vo via, se no fa troppo tardi. Ecco, allora c'è buio, Carolina. No, non fa nulla. E c'ho la macchinetta con la fiamma. Allora, a rivederla quando la rivedrò. Non si è detto a primi di mese. Fra pochi giorni, allora. Vista, via, andiamo a letto, via, giù, forza. Via, buonanotte. Buonanotte. Arrivederci a domani, eh. Arrivederci a domani. Oh, via. Ed è peggio della folla, sa. Neanche di morto giusto. Che buono, gli è vecchio ormai, sa. Io lo tengo perché, non lo posso mandare via, vero? Dopo tant'anni si capisce che un po' di rispetto ci vuole, vero? La venga a sedere, la si mette a sedere, la si secca. Grazie. Tanto l'ha una mia furia, vero? Troppo buona. Ma non vorrei dargli noia. Noia? E che noia? E anzi, mi pare... Sarebbe mica male, vero? Affiatarsi un pochino. Anzi, gli è bene conoscersi. Vero? Per quanto gli uomini è... valli a conoscere. Perché la mi dice... Così?
Perché, 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 tricchede, tricchede, tracchede. E perché? E lo so io. No, 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 la si spieghi. Che crede che non lo sappia e non lo conosca il suo passato? Che lo sa, che la conosce? Non capisco. Lei è un farfallino. Sì, è farfallino. Farfallino come? Con le donne, no. Se le pecco questo, alla fira, e sono giovane. Lo so. Però è vero, sì. Se lei entra nel mio negozio e... bisognerà mettere un po' giudizio e... O se non fa più nemmeno all'amore. Non basta. Io le voglio... Voglio vedere se mi riesce di metterla... Ha capito? Di metterla sulla buona strada, ecco. Oddio, non dirò di voler essere la sua mamma, vero? Perché francamente mi butterei giù un pochino troppo. Yeah, mamma, ma che mamma? Altro è mamma. Facciamo la cugina maggiore, e così. Insomma, ecco, io voglio vedere se riesco a raddrizzarla, ecco. Ci sta? Se ci sto, ma si figuri. Che mi permette di... La si lasci guidare da me, la vedrà che la non se ne avrà a pentire. Io farò tutto quello che la vuole lei. Che è contenta se gli dico così. Speriamo. Speriamo. Ma sa che lei lascia una bella manina? Sì, venga via, venga via. No, le dico sui seri. Mi lasci andare, ora mi lasci andare. Su. La guardi che dichini. Beh, sì, se gli è per questo, sai, che sono tutta minuzina. Se la sapesse che ho sofferto. Sì, con quello là non si capisce subito. Impazzire il logorio. Via. Via, ora mi lasci la mano, no, la mi lasci andare, via. No, la mi lasci andare. Via, via, via. Se no dopo poi vero si capisce. La ragione, perché anch'io è...
Mamma, stasera fa più caldo di ieri sera, vero? E come? Ai ai. Un po' d'aria è meglio. Che bella serata, che serata bella. Mamma mia, che cielo, le stelle di stasera, le non sono come quelle dell'altra sera. La guardi venere come le grosse. Via, ora la vada via per piacere, la vada via. Come la vuole? Tanto e ci sarà tempo. Di qui al primo di mese un cheque 5 giorni. Passeranno presto. Ma a me mi faranno 10 anni. Petti di follume. Se la permette il fuoco. Maria delle sette spade. Eccoci all'acqua. Ommale sempre in mezzo, sai. Ma perché se do noia vuol via? Facciamo complimenti. Ma te da dove tu sei entrata? Ma parti in vista. La guardi. Eccolo qua in vista. Eccolo. Ho sbagliato a pigliare l'ombrello. Ecco perché sono tornata. E io sono riscesa perché ho lasciato una camicia e l'anno è sua. E siccome bisogna domani la riporti. Ma senti. Questo gli ha l'ombrello, quell'altra la camicia. C'è poco da ridere, sa. Il suo gli è di gloria e questo gli è di seta cruda. Se stessi dietro ai banco l'avrei anch'io di seta cruda. Ecco la cosa, ho sbagliato perché non è mio, le della sua Annunziata. Ma voi le chiavi, non le avevi lasciate nell'altra giacchetta? Mi pareva, e invece l'era qui, nella tasca interna. Buonanotte a tutti. Addio, vai l'arnese. Sentisci a me. Oh! Non lo lasci fare, non mi manca altro che mettermi la mano addosso a lui. Ma che lavori sono questi, oh? Lasciamo perdere, o mentre in bottega sua, che Dio ne renda merito, farò Annunziata. Ma se tu me l'hai raccomandato te. E io la ringrazio tanto, non è contenta, eh? Buonanotte, sono Annunziata. Io sono una persona a modo e, come ripeto, queste scene in casa degli altri non mi piace di farle. Se mi vogliono, e sanno dove sto. È il caffè della Rosa! Brava. La faccia piano per le scale, sono capricci! E questo, vero? Questa è nella camicia che ti avevi lasciato, sicuro, vero? Sicuro, la guardi, o che le porto con queste trine, lei? Le porto, ma le porterò! È naturale, se non se le fa lei là di un magazzino di roba, che se l'ha a fare? Dico bene, vista? Benone, mi voglio fare anch'io un camicione da notte con loro la giorno e tutto rifamato. Mi parrebbe fosse l'ora, perché allora andiamo, mi avrebbe a mancare la roba per farsi il corredo e per farla finita. Ma farti levi di torno! E voi, perché non andate via? Io aspetto lei. Ma la resti pure, vista, e va via da me. Tanto le son cose che si sanno, vero? E che? E che si sa? Che vista gli ha la chiave di questa casa? Posate la chiave subito. Ma che basta? E basta, sicuro e sei fuori, eh? Fuori di quello che t'ha da dire, sai, fuori! Ma se ne fa la popolo e comune, ma che è un giovedì che tutti gli aspettano di vedere quello che prima o poi deve succedere. Se non sarà oggi, sarà domani, ma io non capisco né perché gli aspettino, né perché continuino a tenerlo nascosto. Ma non mi dici che tu vuoi dire? E la domanda è sovvista, però se la vuoi seguitare questo rigiro come per il passato, padrona, eh? Va fuori, sai, va fuori di casa mia. Non odiamo! E c'è la Carolina! Ma se lo sa tutta Firenze! Tutta Firenze! Bella, lo dice lei, un centro, eh! Ah, il povero Bista è un centra! Perché che credi, l'averla fatta sempre pulita! Forse il suo marito non vedeva, ma gli altri non era mica senza! Ma che gli hanno da dire? Brutta assassina! È un urlato!
urlate o non urlate? Ragioniamo, ragioniamo per benino, perché se corre delle voci sarebbe meglio che tarde subito vi pare. Voi! Voi che dovete da dire sul conto mio? E che c'è stato fra me e voi? Trallerallera, trallerallera. No, 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 è un fianza, eh! Ora si discorre, è un fianza mio, ora! Ma la cosa sono annunciato, perché la si arrabbia tanto? O che forse c'è qualcosa di male? Ma lui gli è morto, loro sono soli, c'è che può dirgli nulla. Almeno la fosse vecchia. Ma se la fa invidia anche a me che son giovane, lei l'è vista, le attiva, la va via diritta e la fa runfusola, è piena di cervello. Quando passo davanti alla sua bottega mi fermo a guardarla, sa, gli è un piacere. Eccola lì, dietro il banco, in metro in mano, la maneggia con le pezze di roba come se la ci giocasse a palla. E come la sta attenta, e come la ripara ogni cosa. Oh, un cieno avventore vada via soddisfatto. La gli appiccicherà della lavativi, eh? Ah, ma lo contenta. Insomma, lei è una donna che ancora non può dispiacere a nessuno. E non c'è una sola persona che quando passa di là e non dica: ma guarda quella flora annunziata, come la si mantiene bene. Dieci con lode. E quanto è sobbista? Dove lo può trovare un omino più sveglio, più diritto di lui? Quanti anni l'ha vista? Io? E sono lì. Ah, o lì dove? Sono 50. Sì, è la culla, va? Oh, tra me e voi ci corre solo 2 anni. Ma è quella femmina, vecchiato. Ma lei la perdi il cervello, sa? O che lo vorrebbe? Più giovane? No, io non voglio nessuno. E piuttosto che sposare lui, guarda, e m'ammazzo. Ho vista. Com'è nulla. Se sono 22 anni di lavoro, se mi si sono fermati qui sullo stomaco. Brava. Brava, sono annunziata, brava. Questa è la ricompensa e la d'asta poi, Rom. Voi vi siete messi d'accordo per venire qui a imporvi, eh? A farmi paura. No, no, la un dubiti, non ci si impone noi. Non si fa paura a nessuno. Lei con quello che la fa o con quello che la pensa di fare, l'ammazza lui e me. Ma la faccia, la faccia, la faccia pure quando fa tanti quattrini, gli è permesso ogni cosa. Ben via, ben via. E che tu piangi, brullerella? Che c'è bisogno di piangere? Non lo vedi, siamo tutte e due uguali. E se sognassi, se creduto una cosa invece, le è riuscito un'altra. Ringrazi Dio che te tu sei giovane. E se tu fossi come me, te male male quel tempo, tu te ne puoi trovare un altro, ma io lo sai che farai vista dopo aver lavorato tanto per arricchire gli altri. E finirà col morire all'ospedale oppure all'ospizio. Eh sì, perché invece di lavorarmi per 22 anni, come ho fatto per lei, dovevo fare come tanti ministri di bottega, dovevo rubare, dovevo essere un ladro. No, Pisa, no, no. Sentite una cosa, fate una cosa, Annunziata. Tra poveri che vengono tutti i sabati a bottega a pigliare l'elemosina, scriveteci anche il mio nome. Scrivetelo. Perché a fin di settimana ne verrò anch'io a stendervi la mano. E spero che 2 centesimi, pur
me li darete. Sentire. Che fome. Ma che sono diventata matta, ma... Ma che foglio, eh? Ma che fome, che fome. Ma che sarò poco cruda, ma... Ma che vuoi? Ma che voglio? E che voglio? Ma che voglio, vecchiaccia, tu ti vergogni? Vecchiaccia brutta, brutta, befana! Oh brava, oh befanaccia, rinfrescati le denti, giù, oh dai! Bellino, bellino lui, bellino lui. Ah, Dio mio, Dio mio, Dio mio, Dio. Ama. Mamma. Oh, mamma. Mamma. Oh, mamma. Mamma. Ora la dica le sue. Che poi io dico le mie. Verso nell'acqua. Olio d'oliva perché la gina la torni giuliva. Magia, magia, magia. Fa che un me lo porti via. Fa che Ugo torni a me e felice come un re. E quell'altra disgraziata sia ben bene scorbacchiata. Rieccoli, un istante, e son loro! Di nuovo? Yes. Guardate che roba! Ma che c'è? E che succede? Oh, che lo so! È Pizza! Pizza è stato qui! Gli ha preso le chiavi per aprire le porte e gli è andato via! Madonna santa! Aspetta che dalla finestra di salotto Gono e si vede meglio! Bene, bene, bene! Via per la musica, non si faccia vedere! Questo tutto per colpa sua, così non potrà più sortire di casa! La vada via! La vada via! Via. Ma si può sapere chi c'è stato? E posso andare a vedere? Che c'è stato? E c'è stato quello che doveva succedere! Va via, non mi fare stizzire! Questo non è nulla, la vedrà! Falla finita, t'ho detto! Finita? Ma io la perseguiterò finché avrò fiato! Ah, sì? E io ti butto fuori di casa! Si vedrà quando una famiglia la paga, non si può le sfrattare! E si sarà a vedere! Ma chi la crede d'essere lei? Ormai la conoscano tutti, sa! Ormai è bella e scorbacchiata dappertutto! Scorbacchiata io? La vedrà, intanto tutta la strada è piena di suo nome! Ma che ho fatto io, ciacciona? Ciacciona, e la lo domanda! E l'hai il coraggio di domandarlo!
Ma la si vergogni, vecchia senza giudizio. Oh, guarda che t'arriva una labbrata, sai. Oh, se l'ha 100 anni per gamba, ma non se ne accorgi. La vuol fare la giovannina, la vuol fare le conquiste. La si mette tutta in chicchere e piattini. Imbecillona. Va via. Becillona. Va via, va fuori di casa. Carolina, buttala fuori. Buttala fuori. Ora, signora Luciana, non è caricata. Non è caricata. Perché c'è un rango di ragazzacci che l'aspettano per fargli la fischiata. Bene, bene. Che? La fischiata a sì, me? Sì, la fischiata. E sono stata dall'ortolana e parlava di lei. Sono stata dai droghieri, sono stata dai fornai, ho tutti un fanno che dire. Ma che? E che gli hanno da dire? C'è persino quello della tipografia che raccoglie tutti i particolari per fargli la canzonetta intitolata, aspetti l'ha detto, intitolata Gallina Vecchia. Ma che gallina è? Che vecchia? Oh. Viva, sono annunziata, vedrà come gliela cantano sotto le finestre. Io ho avuto persino il coraggio di chiedermi il suo ritratto per stamparlo sulla canzonetta. Il suo ritratto ce l'ho io, guarda che figliacchi, figli di cani, io li strozzo. Dice che ora la stampa l'è libera. Io me ne intendo. Figliacchi, figliacchi, ho una donna e l'ha sempre lavorato, sempre. Così la ragione, lei l'ha sempre lavorato di molto. Ma non capisce come l'è andata. La voce di tutto quello che gli è successo fra lei e quella di su la si è sparsa per via della questione che è stata in mezzo di strada tra Bista e Ugo. Perché? Che si sono attaccati? Quando dianzi su Bista gli è venuta a pigliare le chiavi per aprire il negozio, pare li abbia visti su Ugo parcheggiare nel marciapiede di fronte col collo ritto guardando questa finestra. Che non è vero, no signora, guardava quella di sopra. Così non si sa né si può sapere. Il fatto è che si sono prese a parole, dalle parole sono passate alle vie di fatto. E siccome Bista gli aveva le chiavi in mano, pare che invece di aprire il negozio gli abbia aperto la testa. A chi? A Ughino! Gli ha rotto il capo! Dice che alla farmacia gli hanno messo un cerotto lungosi. La guardi come sto! La guardi! Poi io gli ho aperto, Da sarà quell'altra che l'hanno chiuso bene! Oh, oh vergine di crocifisso! Ecco, e questo non sarebbe nulla! Il male gli ha detto che mi ha trucito tutta la tasca e la giacchetta, la guardi. Non che l'abbia buscata. No, no. Ma se non si mettevano di mezzo per gli altri, me lo mangiava a morti. Ma che la mi racconta? Ecco, è questo che succede a voler bene alle donne. Ha capito? Ora, la sera da sé, che finché c'è quell'altro, io in bottega sua non ci posso mettere piede, eh? Sì, la ragione, non è più possibile. Ecco, e allora, visto che oramai la bomba l'è scoppiata, non c'è che una strada. Una strada? E quale? Quale? Non capisce da sé, quella che oramai è la più giusta. Ma vale a dire? Vale a dire. Quella che servirà a tappare la bocca a tutti. Oh, se no va a finire che io qui mi comprometto. Scusi, Sam, ma se non si spiega io proprio non capisco. Lo so che tocca sempre all'uomo essere il primo a parlare chiaro. Le pare? La donna ha solo il compito di far capire quello che l'ha mai fatto capire lei. Che gli ho fatto capire io? L'ha mai fatto capire tanto che ora credo di poter azzardare. Sono annunziata, io non sono un imbecille. Io sono un povero ragazzo. Lei è una signora. Senta, la venga il sodo, per piacere. Lei è una gran signora, è ricca, ha un bel magazzino, mentre io invece... Oh, intendiamoci, lo fo mia per quattrini, Lo fo perché capisco che solo con lei io metterò la testa a posto e diventerò un uomo sul serio.
Venga il sodo. Il sodo. Il sodo gli è d'annunciare il nostro matrimonio e farla finita. Matrimonio? Che crede che non sia capace di renderla felice? Qui c'è un frainteso, sa. Qui... Ci siamo mica capiti. Non ci siamo capiti. No. O che sono io, cieco? No, anzi, ma ci vede di molto bene lei. Si piglia a marito, eh? Oh, bravo. E avrebbero proprio ragione allora di dire che ho perso il cervello. Che io non mi ci raccapezzo più, io non capisco più nulla. Ma allora lei, di che la voleva? Ecco, quella ha ragione. Che volevo? E che volevo? Noè, sono annunziata, la si spieghi, perché son proprio nel caso di non capire. Allora è tardo, figliolo. Ecco, io la pigliavo nella mia bottega, sì, va bene, ma soltanto come scrivano, mica per altro. Ho capito. E come se ho capito. Lei la mi pigliava come 22 anni fa alla presibista. Perché? Non se l'è fatta anche lui una bella posizione? Accidenti, io lo vedo. Ma visto che a questo mondo non si può mai fare il proprio comodo, sai che si fa? E si chiude tutto. E non se ne parla più. E io? Io? Come rimango? Come la star? Spavaldo, Don Giovanni, soddisfatto, spensierato. Giovane. Ma lei non ci ha rimesso nulla. Io... Dopo quello che l'hanno fatto fare, dopo che per colpa sua l'ho anche buscate. Oh, porca miseria, che colpa mia, se vista gli aveva le chiavi in mano. No, sono annunziata. La si sbaglia, gliene dice Ugo. Se la crede dopo aver seminato tanta zizzagna di sortinne pulita, la si sbaglia, cara sorella. Ma guardalo, meglio è bellino, ma che la vuole faccia io? Nulla, lei la non fa nulla, ci penso io. Siccome questa ferita le è guaribile in 10 giorni, e siccome un intendo l'avere in male, il malanno e l'uscio addosso, e vuol dire che s'anderà tutti a rivedersi al tribunale. Che la dice? Oh, no, per carità, no, voglio farsi pasticci, io solo non mi metto di mezzo, perché io non so nulla, io c'entro, io... Questo non lo dirà la giudice. No, io non dico proprio nulla, perché tanto io non ci vengo, e allora... Ah, vuol dire che manderanno a pigliarla per carabinieri. Oh, mamma mia, anche questo, Dio mio, anche questo, questa non me la deve fare, Ughino, la senta, io... Io lo capisco, sa, guardi, se lei non crede che gli abbia fatto di male... E dico poco! Se la pensa che io l'abbia danneggiata in qualche maniera, la mi dica che devo fare, io faccio tutto quello che vuole lei, e che la vuole, che vuoi fare la pace con la Gina? Guardi, gliela chiamo! No, se voglio fare pace con la Gina ci vado da me! Io siete d'una cosa sola, di scorbacchiare lei così, in piena sala d'udienza! Ma allora non mi vuoi rovinare anche nel commercio! O io! Io! Un son rovinato io che avevo fatto! Già lei che l'aveva bene fatto tutti i suoi conti, vero? Ah, meno male, e c'è vista.
Lui solo potrà rimettere a posto le cose. Venite qui. Venite qui, Bista, venite qui, ho bisogno piano, di voi. Piano, piano. Bista, un si riaffaccia per l'ultima volta. Se stamani sono venuto a ripigliare le chiavi è perché mi premeva portarvi il libro mastro e farvi vedere che in tant'anni io non mi sono approfittato nemmeno d'un centesimo. Ora si va di là, messa l'otto buono, e gli si dà un'occhiata alla svelta, tanto è questione di pochi minuti. Poi se avete da fare, vi lascio libera. E così potrete rimettere ogni cosa nelle mani di giovani. Ma voi voi siete pazzo! E può essere. Intanto guardiamo se ci si sbriga. Ma la mia bottega, come la rimane? Non c'è il giovane. Lui è più bravo di me. La vedrà come gli sta piegato su libri dalla mattina alla sera. La glielo dica. Se no, la non ci crede. Se ho da ridire qualcosa, lo da ridire con voi. Con me? Per l'amor di Dio, non vi riattaccate. Guardate come sto. E vada lì, gli ho sciupato il ciuffo. Ma che credete di passarla lì? Che credete di continuare a questo modo? Urlate, un urlate. Se venite fuori, io vi mangio a morti. Anche? Lo so. Lo so che lei è capace di aspettarmi dietro una antonata. Lì sull'angolo di via De Martella e il caffè della Rosa, in via Calzaiole ce ne ha mucchi di come lei. E che gli hanno, una professione? Oh, gli arrivano verso il mezzogiorno e non ne spariscono quando gli spengono i lampioni. E che gli hanno, rendite, beni di famiglia? E che? Eppure, e sono sempre belli, sempre eleganti, con il sigarone in bocca, è sempre pronti a dar noia a tutte le ragazze che passano, e di solito e ce l'hanno una disgraziata che gli hanno abbacinato, che la spera e che l'aspetta, ma quella e se la tengan per vedere se l'è debole e se la casca come vogliono loro. E intanto e cercano di farsi la posizione in qualche altro modo. E sono belli, sono giovani, sono eleganti, hanno le scarpe di pelle verniciata. E perdiano un giorno o l'altro, la fortuna ma gli arriva. Sorughino, buon prova gli faccia. Allora, si va di là a fare questi conti. Ma che avete perso la testa? Ma che sbuc credete voi? Quello che lui crede, e lo dirà al giudice. Una querela. La mi vo da querela. No, lo dice apposta. Benone! E allora, siccome avevo portato un pacchetto di lettere per renderle a chi me le aveva scritte, io non rendo più nulla e si leggeranno in tribunale. Bista. E si vedrà chi ha ragione. Bista, ce n'è di quelle che frizzano, gliene dico io, La me le scriveva quando l'era in villa. Per amor di Dio, non è vero, sa, non è mica vero nulla, sa, non è mica vero, ed è tutto... Adorato vestito. No, non è vero. Oi, mi sento male. Oddio mio. Ha visto? Ecco, ora mi sento male, hai visto? Oi. Oddio, non gli hai lasciato i sette ladri. Oh, mamma, mi sto male. Mammina mia. Che la conosce la sua calligrafia? La guardi, c'è ancora il tabacco, perché la le impolverava quel pizzino e pigliava il suo vero marito. Allora eravate voi quello che sperava di farsi una posizione. Non ti permettere, so. Io non tenevo i piedi in due stanze. Io non ingannavo nello stesso tempo una povera ragazza. Neanche lui. Ora, Carolina! Ora, e ve ne do la prova. Carolina! Chi c'è? Vai sopra a chiamare quell'altra. Vuoi che cosa? Ti voglio dimostrare che lei è tutta una montatura di suo cervello. No, io vo' qui. Lei per piacere la resta qui. Ma perché? Erano per le scale, ecco. Vieni qui. Che vogliono e che devono avere da me. Vieni qui, guarda, Nini, te lo chiedo con le mani in croce. Qui bisogna mettere in chiaro le cose perché io non voglio che si creda quello che non è. Guarda, non vuole che si creda. No, perché non è vero. Questo me lo dice lei. Lo dico e lo sostengo, le sono tutte cose che vi siete messi in testa voi altri. Sta buona, Nini, guardami, qui c'è il tubo. Domandagliela a lui. Se me l'ha persino scritto. Ma che t'ho scritto? Fra noi tutto è finito e gli restituisco la parola. Ma che c'entra? Tu me l'hai detto tante volte anche te che ti ha lasciato delle altre volte. Vieni qui, mettiti a sedere. Brava, ecco, mettiti a sedere, sta buona.
Perché ora vista, anteso, lei intanto la venga. Dai chi lei di mezzo, Sassona! Subito la guardi! Si metta a sedere lì, Peppenino. Ecco la sia buona, per piacere, ora voi vi parlate. Io sono sicura che se stanno un po' soli fra loro e possano sistemare tutto, vero? Bistino. Andiamo di là, via. Intendiamoci. Io sono qui per fare i conti e per far festa. Sì, va bene, lo so, l'ho capito. Andiamo via, giù. Andiamo di là, lasciamoli soli, via. Va bene, vengo, ma non abbiate a credere. Non credo nulla. Non vi impaurite, per carità, non vi impaurite, non credo nulla. Povero. Ha visto me l'ha ridotto? Oh, si riconosce più neanche lui, eh? Non ti confondere. Te non ti confondere, a vista ci penso io. Ecco. Ora, lascia qui la sugina e allora la riparla. Ma gli dica pure come sono andate le cose. Sì, sì, glielo dica. Così sarà finito tutto. E te ho fatto la calia, capito? E tocca a te a dirgli qualcosa. Capito? Via. Da buona, Nini, via. Senti, hai corretto poi. Ci penso io. Per me mi sta presto, guarda. Io vo via, ma quando torno voglio trovare il Sereno. Ma guardi, io fo come lei. La donna è mobile, quar piuma il vento muta. Rosa, avrebbe essere la donna mobile. E l'uomo? L'uomo è l'esterio. L'uomo queste pagliacciate non le fa mai, l'uomo. E queste le sono le 1200 lire che, come vi ho fatto vedere, c'era in cassa. E questa è la chiave di cassa. Perché dopo 24 anni voi mi lasciate proprio sola, eh? Io non sono mai stato lo zimbello di nessuno. Ma di piuttosto se eri rimasto accecato da quattrini. Chi è? Io? Sì, te. E pensare se avevo raccomandato proprio io. E pensare che credevo di aver fatto la nostra fortuna. Ecco. E invece ora ho perso anche questo posto. Ma meglio morire di fame, piuttosto che vendersi, come tu stavi per vendersi. Uno giovane come te, mettessi con una di quelle fama. Ma te, come t'avresti potuto fare a vivere senza sentirti ricoprire dalla vergogna a ogni passo? L'è stata la rabbia, l'è stata la stizza e l'ha fatto perdere il capo. Ecco, vedi se te lo confessi, lo vedi? E allora vai pure, fai pure il tuo interesse. Te tu non cerchi altro che di poter fare la bella vita, ma quella ti possa far fare il Signore. E non sono certo io. Trovatene un'altra. Ma trovatene un'altra. E sarà meglio per tutte e due. Yeah. Oh. Mm.
Non si era detto che quando tornavano di qua e ci dovevano trovare belle rimpasciati. Rimpasciati? Ma fino a quando? Fino a quando, fino a quando? Per sempre. Perché? Che credevi d'essermi sortita dal cuore e dalla mente? Tu sei una gran canaglia, sì. Mezzogiorno, va. E allora? Già. Via. Via, si va a salutare, via. Vieni via, va. Per due. Allora, buon appetito. Preferisci la pasta asciutta al tonno? Se pena poco, anzi, come, ma che almeno non si vede.